Può un libro diventare guida alla supremazia ed al controllo? Oggi ci addentreremo in uno dei libri più controversi e censurati al mondo. A causa dei suoi insegnamenti manipolatori e sovversivi, questo libro è ancora oggi vietato in diversi paesi e carceri. Le 48 leggi del potere di Robert Greene. Le seguenti leggi che andremo ad analizzare una ad una elencano i dettami di chi è disposto a tutto pur di raggiungere il successo personale a qualsiasi costo. Prima legge. Mai, e dico mai, mettere in ombra il vostro capo. È una regola d'oro nel mondo del lavoro e della politica. Un successo troppo sfolgorante da parte vostra potrebbe farlo sentire minacciato. Anche se le vostre intenzioni sono buone, colui il quale detiene le vostre sorti potrebbe percepire il vostro successo come una minaccia alla sua autorità. Ricordate Cesare Borgia? La sua abilità militare destava timore e gelosia nel padre, Papa Alessandro VI. Nonostante fosse un leader brillante, la sua luce troppo intensa creava ombre pericolose. Siate astuti. Dimostrate la vostra lealtà. Offrite il vostro supporto in modo discreto e strategico, senza mai far sentire il capo inferiore. Celebratelo pubblicamente e riconoscete i suoi meriti, anche se avete contribuito in modo significativo. È questa la sottile arte di prosperare all'ombra del potere. Sapere quando far risplendere gli altri è una competenza preziosa. Costoro saranno inconsciamente propensi a ricambiare il favore e riconoscere i vostri meriti. Diffidate degli amici, le cui invidie si nascondono dietro falsi sorrisi. Gli amici possono sembrare leali, ma spesso celano gelosie e risentimenti che possono danneggiarvi. I nemici, invece, sono di una schiettezza disarmante. Non nascondono le loro intenzioni e vi affrontano apertamente, mostrandovi chiaramente i vostri punti deboli. Questa onestà brutale può essere un'opportunità preziosa, perché vi permette di riconoscere e trasformare le vostre debolezze in punti di forza. Affrontare le sfide con coraggio e determinazione vi rende più forti e resilienti. Prendiamo ad esempio i Medici di Firenze, una delle famiglie più potenti del Rinascimento, che hanno saputo trasformare i propri nemici in alleati strategici. Attraverso astute manovre politiche e alleanze ben calcolate, un nemico vinto può diventare un alleato fedele. Studiate i vostri avversari con attenzione, scoprite i loro punti deboli e comprendete i loro desideri nascosti. Questa conoscenza vi darà un vantaggio strategico, permettendovi di tendere loro la mano in un gesto di buona volontà. Offrire aiuto nei momenti di bisogno può trasformare un nemico in un alleato prezioso, rafforzando la vostra posizione in modo strategico. Costruire alleanze solide e durature è fondamentale per il successo a lungo termine. Le vostre intenzioni? Un'arma da custodire con cura. Pensate a Leonardo da Vinci, maestro dell'inganno, con i suoi enigmatici sorrisi che affascinavano e confondevano i suoi mecenati. Mantenete un'aura di mistero, lasciate che gli altri brancolano nel dubbio. Il silenzio è la vostra armatura, l'ambiguità la vostra spada. Lasciate che siano le vostre azioni a parlare per voi. Ogni mossa deve essere calcolata, un passo avanti in una partita a scacchi invisibile. Capitolo 4. Legge 4. La parsimonia delle parole. Le parole sono armi a doppio taglio. Ricordate Niccolò Machiavelli? Il suo Il Principe è un esempio di prosa concisa e incisiva. Parlare troppo rivela le vostre debolezze, offrendo informazioni preziose ai vostri avversari. Il silenzio, invece, è impenetrabile. Coltivate l'arte dell'ascolto, osservate attentamente le reazioni degli altri. La vera eloquenza sta nel dire molto con poco. Capitolo 5. Legge 5. La reputazione è la vostra fortezza. La vostra reputazione è il vostro bene più prezioso. È il riflesso di chi siete e di come gli altri vi percepiscono. Una buona reputazione può aprire porte, creare opportunità e costruire alleanze. Pensate a Caterina Sforza, la cui fama di donna forte le permise di governare con polso fermo. La sua reputazione di leader determinata e coraggiosa le garantì rispetto e potere in un'epoca dominata dagli uomini. Ogni azione, ogni parola, ogni apparizione contribuisce a plasmare l'immagine che gli altri hanno di voi. La vostra presenza pubblica, il modo in cui vi comportate e comunicate, tutto influisce sulla vostra reputazione. Non permettete che pettegolezzi e maldicenze rovinino la vostra reputazione. Le voci possono diffondersi rapidamente e danneggiare la vostra immagine. È essenziale affrontare subito le falsità e mantenere la vostra integrità. Difendete il vostro onore con fermezza e intelligenza. Quando la vostra reputazione è minacciata, reagite con calma e determinazione. Mostrate che siete in grado di proteggere il vostro nome e la vostra dignità.
La reputazione è un bene fragile che richiede costante cura e protezione. Investite tempo ed energie per costruire e mantenere una buona reputazione. Ricordate, una volta persa, è difficile da recuperare. La vostra reputazione è davvero la vostra fortezza. Capitolo 6. Legge 6. Domina l'attenzione. Nel grande teatro del potere, la vostra presenza deve essere magnetica. Come Lorenzo de' Medici, il Magnifico, che fece di Firenze un centro di arte e cultura. Siate audaci, imprevedibili, coraggiosi nelle vostre azioni. Create un'aura di mistero e fascino intorno a voi. Ricordate, l'indifferenza è la nemica numero uno del potere. Solo dominando l'attenzione potrete trasformare il potere potenziale in potere reale. Perché affannarsi quando potete far lavorare gli altri al vostro posto? I grandi condottieri del passato costruivano imperi grazie al sudore dei loro soldati. Individuate i talenti di chi vi circonda e sfruttateli a vostro vantaggio. Delegate compiti importanti, riconoscendo il lavoro svolto, ma assicuratevi che il merito finale sia sempre vostro. Siate l'architetto che sovrintende al progetto, il direttore d'orchestra che guida i musicisti. Gli schiavi lavorano sotto padrone, i re danno gli ordini, si assicurano di trattenere una parte dei profitti e ne garantiscono una piccola parte a chi ha fatto tutto il lavoro per ottenerli. Il potere risiede in chi controlla la situazione, non in chi insegue affannosamente. Come Cleopatra, la cui bellezza e intelligenza sedussero Giulio Cesare e Marco Antonio. Siate pazienti, osservate, create l'esca giusta per i vostri obiettivi. Offrite ciò che desiderano. Ricchezza, potere, protezione, piacere. Mostratevi sicuri di voi, padroni del vostro destino. Lasciate che siano gli altri a cercarvi, a implorare la vostra attenzione. Nel gioco del potere, le parole spesso si perdono nel vento. Sono le azioni a lasciare il segno, a incidere nella memoria collettiva. Pensate a Michelangelo. La sua genialità artistica parlava con una forza che le parole non avrebbero mai potuto eguagliare. Muovetevi con decisione, con audacia, con determinazione. Saranno i risultati concreti a parlare per voi, mettendo a tacere i vostri critici. Ogni azione è un messaggio. Scegliete con cura le vostre battaglie. La sfortuna è contagiosa, un morbo che si diffonde rapidamente. Come un medico esperto, dovete proteggervi da questa pestilenza, tenendovi alla larga da chi si porta dietro il peso della negatività. Circondatevi di persone positive, ambiziose, che vi spingano a raggiungere nuove vette. Concentratevi sui vostri obiettivi, coltivate la vostra energia positiva. La dipendenza è un potente strumento di controllo. Quando gli altri dipendono da voi, vi saranno le ali per necessità, come i grandi mecenati del Rinascimento, che controllavano artisti e intellettuali grazie al loro sostegno economico. Rendetevi indispensabili, offrite ciò che gli altri desiderano ardentemente. Ma non siate crudeli o tirannici. Un leader saggio sa dosare il proprio potere con intelligenza. L'onestà è un'arma potente, ma va usata con astuzia. Un atto di generosità inaspettato può disarmare anche il nemico più sospettoso. Mostratevi sinceri e disponibili, ma solo quando fa gioco a voi. Un piccolo atto di gentilezza può creare un legame emotivo che vi permetterà di manipolare la situazione. La generosità è un investimento. L'importante è non rivelare mai le vostre vere intenzioni. Legge 13. Fate appello all'interesse, non alla pietà. Mai appellarsi alla compassione o alla gratitudine degli altri. Se avete bisogno di aiuto, fate leva sul loro interesse personale. Studiate attentamente i vostri interlocutori, individuate i loro desideri nascosti. Offrite loro ciò che bramano: denaro, potere, prestigio. Fate in modo che la vostra richiesta sia in linea con i loro interessi. Comprendete questa legge fondamentale della natura umana. Legge 14. L'arte della spionaggio amicizia. Per conoscere i vostri nemici, dovete infiltrarvi nelle loro fila. Mostratevi amichevoli, disponibili, interessati alle loro vicende personali. Condividete informazioni apparentemente innocue, conquistando la loro fiducia. Osservate attentamente ogni dettaglio, ogni sfumatura del loro comportamento. La conoscenza è potere. Mantenere le distanze emotive vi permetterà di agire con freddezza e lucidità. Legge 15. La disfatta totale del nemico. Un nemico sconfitto ma non annientato è una minaccia costante. Quando colpite, fatelo con decisione, senza esitazioni. Distruggete ogni residuo del loro potere, annientate la loro reputazione.
Aspettate il momento opportuno, quando il vostro nemico è debole e vulnerabile. La crudeltà strategica è spesso l'unica via per garantire la vostra sicurezza. Queste sono solo le prime 15 delle 48 leggi del potere. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi per la seconda parte, dove esploreremo le restanti leggi.